chiamo Massimo Dolcet, faccio il chirurgo plastico, vivo a Torino. Mi chiamo Paola Ciampini. Oggi parleremo di mastoplastica additiva. Con l'andare del tempo e per forza di gravità tutto tende ad andare verso il basso, per cui ho deciso di rifarmi il seno. La prima impressione è stata di trovarmi di fronte a una paziente molto motivata che si porta dietro questo, non chiamiamolo problema, ma cruccio da un po' di tempo e che ha deciso adesso di risolverlo. Un medico molto competente, molto professionale e soprattutto un medico che ha saputo togliere tutte le paure che avevo. Mi scusi dottore, quanto dura l'intervento? L'intervento dura mediamente un paio d'ore, un'ora e mezza, due. Quale tipo di protesi mi consiglia, dottore? Le protesi che ho scelto per lei sono delle protesi anatomiche, protesi a goccia. Dove verrà posizionata la protesi? E soprattutto, si vedranno poi le cicatrici? La cicatrice verrà nascosta perché cadrà a livello del solco sottomammario e le protesi verranno posizionate per i due terzi superiori e al di sotto del muscolo gran pettorale, per il terzo inferiore a livello della ghiandola, sottoghiandolare. Le protesi sono a vita? Le protesi sono date dalle case più quotate per una durata di 15-20 anni, quindi questo è un tempo che possiamo considerare congruo. Potrebbero esserci delle complicanze a seguito dell'intervento? Le complicanze dopo l'intervento possono essere legate esclusivamente ad un sanguinamento postoperatorio che verrà limitato con l'utilizzo di drenaggi che vanno tolti in quarta, quinta giornata, e la complicanza più temibile ma purtroppo non preventivabile è quella della contrattura capsulare. Dopo quanto tempo potrò ritornare in palestra? L'attività sportiva è prevedibile dopo un mese. Mi scusi, ma non è che se prendo l'aereo a un certo punto queste scoppiano? No, queste sono delle leggende metropolitane in realtà. Non è dimostrato in nessuno studio che le protesi possano scoppiare in aereo.